cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in Mimicoteca per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Demon Slayer, edito da Star Comics, prezzo 4,50€. Hanno fatto varie variant, l'ultima è per appunto il volume finale, bellissima variant questa, che c'era anche uno Shikishi in omaggio. Però ci sono stati diversi Shikishi durante gli anni, diverse variant. Famosissimo soprattutto grazie all'anime, perché la Ufotable, la casa di animazione, ha fatto un lavoro stupendo anche come comparto grafico soprattutto, che è davvero di un livello qualitativo molto elevato, a differenza del manga che disegni ni, cioè nel senso, ok, dai volumi finali, da un certo punto in avanti, dal 15 più o meno avanti, sono comunque migliorati, però soprattutto all'inizio non erano questa qualità di disegni e quindi lasciamo un po' a desiderare. È un battle manga. Siamo in un mondo, siamo nel Giappone, dove c'è il nostro protagonista Kanjiro Tamado, Tanjiro Kamado, che ha una famiglia abbastanza numerosa. I suoi genitori, principalmente suo padre, fa il taglialegna, mentre è in viaggio, quando sta tornando da un viaggio, vede la sua famiglia tutta sterminata, non capisce bene cosa è successo, davvero disperazione oltre ogni dire. L'unica che sembra sopravvissuta è la sua sorellina Nezuko. Se non che a un certo punto, mentre trasportando Nezuko nel bosco per portarla dal dottore, si sveglia in modo strano, i suoi denti si allungano, i suoi canini si allungano, diventa tipo un demone e quasi all'inizio lo attacca, cerca di morderlo e compare un personaggio importante, Tomioka, che parleremo dopo, che difenderà all'inizio Tanjiro, ma cercherà di uccidere la sua sorella Nezuko dicendogli che ormai è diventato un demone mangia uomini e l'unica cosa che si può fare è sterminarla, perché lui fa parte della squadra ammazzademoni, anzi è una colonna della squadra ammazzademoni, quindi uno dei guerrieri più importanti e più potenti di questo gruppo, perché in questo mondo ci sono i demoni mangia uomini, e quindi dirà che nessuno è mai guarito da questa malattia, da questo infettamento, e dovrà sterminarla. Però Tanjiro non vuole, perché tutto ciò che resta è sua famiglia, e Nezuko gli dice che lei è diversa, non ha mai divorato nessuno, non ha mai fatto male a nessuno, e in effetti è così. Mentre Tanjiro è svenuto perché ha cercato di colpire Tomioka, Nezuko si mette in mezzo tra i due per cercare di difenderlo. E Tomioka si rende conto che effettivamente è diverso dagli altri, tutti gli altri demoni che divorano, uccidono, mangiano le altre persone, anche i familiari. E quindi decide di dargli una possibilità ai due. Perché si è trasformato in un demone? Perché c'è, diciamo, il capostipite dei demoni, Muzan, che col suo sangue infetta chi vuole. Infetta le sue vittime per trasformarle in demoni, dargli poteri, soprattutto persone che hanno avuto una vita molto turbolenta, un passato travagliato e sono insoddisfatti e vogliono di più, vogliono realizzare i loro desideri, ma soprattutto Muzan sente forte dentro il suo desiderio di, no, di non morire. E l'unica cosa che può sconfiggere Muzan è infatti è i raggi del sole, quindi è molto più demone. Simile, ecco, ai vampiri, ecco, come ideologia. Sono molto resistenti questi demoni. Solo se gli tagli la testa, riesci a recidere la testa, che è molto resistente, puoi sperare di farli fuori, anche perché hanno una rigenerazione, hanno poteri, ognuno ha poteri diversi, oltre a grandi doti fisiche, oltre ovviamente i raggi del sole, che quello riesce a bruciarli vivi e farli scomparire, e i fiori di glicine, a cui sono velenosi, cioè fiori di glicine per i demoni sono molto velenosi. E quindi per appunto Tanjiro con sua sorellina Nezuko decide di entrare nella squadra ammazzademoni e praticare, imparare a usare la katana principalmente all'inizio, attraverso l'arte della respirazione, perché il battle system di questo battle manga è la respirazione, cioè
Riuscire a respirare e concentrare dentro di sé più ossigeno nel sangue, più ossigeno nei polmoni, nei propri organi per aumentare la forza fisica, la velocità, l'intelligenza, la vista. Tanjiro fin da piccolo ha un elevato olfatto, molto molto elevato come olfatto, e percepisce di più con l'olfatto quasi che con la vista. E con la respirazione è addirittura ha aumentato questo potere innato, se vogliamo dire. Anche se la sua famiglia ha un segreto che poi durante il manga verrà spiegato e fondamentale per il proseguo della storia. Nezuko, ha i poteri del demone, però non perde la ragione, anzi, piuttosto che divorare esseri umani per reintegrare le forze e energie, dorme. Dorme anche per mesi o anche anni, soprattutto alla fine dorme per 2 anni. Proprio per, a differenza di come gli altri demoni, che gli basta divorare le persone, lei non divora nessuno, non colpisce nessuno, dorme. Ha la capacità di rimpicciolirsi e ingrandirsi a piacimento, tant'è che sta dentro una scatola che Tanjiro porta dietro di sé, e conosceranno altre persone, Zenitsu, che si innamorerà a prima vista di Nezuko, e non importa quasi neanche che sia un demone, che anche lui fa parte della squadra Mazza Demoni. Anche se po crede poco in se stesso, è molto pauroso, tranne quando si addormenta, che quando si addormenta diventa l'ira di Dio. E poi c'è Inosuke, che è cresciuto con una bestia, porta una maschera da bestia e ha la particolarità di usare 2 spade, e comunque anche lui nella squadra Mazza Demoni. La respirazione sia di Tomioka che poi di Tanjiro è la respirazione dell'acqua. Ci sono diversi stili, diverse respirazioni, ognuno ha tecniche diverse e ovviamente il compito finale della squadra Mazza Demoni è ammazzare tutti i demoni, in particolar modo Muzan, e così scoprire anche come guarire Nezuko da questa demonizzazione e forse anche guarire le altre persone, gli altri demoni. Ovviamente c'è una squadra scelta di demoni, non è che si contrapporrà poi alla squadra Mazza Demoni. Le 12 lune, le lune crescenti, in particolar modo le 6 lune crescenti che sono più forti, in particolar modo la prima luna crescente che ha un passato, una storia davvero importante, ma questo si verrà rivelata verso fine volume, anche perché viene rivelato verso fine volume. È un manga molto, diciamo che è meglio che non ti affezioni a nessuno a questo manga. I personaggi sono diversi personaggi caratterizzati anche molto bene, soprattutto le colonne. Ti affezioni, ma è un errore affezionarsi. E non diciamo altro perché sennò è spoiler. Come già accennato, i disegni inizialmente sono niente di che, poi comunque migliorano. C'è una parte, ogni tanto anche una vena comica di fondo. Soprattutto i 3 protagonisti principali, Tanjiro, Nezuko e Zenitsu, che hanno una vena comica. Non una vena comica, comunque. C'hai momenti abbastanza di ilarità. Poi comunque ci sono i momenti, soprattutto gli scontri molto forti, molto sentiti, sempre sul filo della morte, che non sa davvero come andranno a finire. Il finale mi è piaciuto parecchio, devo dire. Non vedo l'ora che us quando uscirà l'anime dal finale, ma ci vorrà probabilmente 3-4 anni, se no addirittura ci faranno il film, visto che siamo già al secondo film, è uscito, è iniziata la terza stagione dell'anime. Ecco, preparati i fazzoletti probabilmente con l'anime, con la parte finale dell'anime, quando verrà. E ripeto, quindi, alla fine della fiera, tirando le somme, è un buon manga. Non dovete avere grosse aspettative o grossi hype se avete visto l'anime, perché per me è uno di quei pochi casi che secondo me l'anime sorpassa il manga, soprattutto a livello grafico, perché ovviamente la storia è quella, però a livello grafico siamo su 2 mondi completamente diversi, bisogna anche dirlo. L'animazione, le musiche, le host, cioè davvero è un anime, forse uno tra gli anime migliori che ho mai visto ed è ancora in corso, quindi se non l'avete fatto andate a recuperare l'anime che non è ancora finito. O guardatevi il primo film Mugen Train, Treno dall'infinito, che è davvero profondo, davvero significativo. Ti prende molto come film, ecco.
C'è una parte anche sentimentale, nel senso che ti prende sentimentalmente, ti dà parecchie emozioni questo manga. In Giappone molto sentito questo manga, incarna forse l'antico spirito dei samurai giapponesi, cioè il sacrificarsi per gli amici, dare tutto se stessi per una nobile causa, cioè la causa viene prima di se stesso, non pensare a sé ma al bene comune. Alla fine è un buon manga, ha sia pregi che difetti, però nel complesso è un buon manga, ecco. E soprattutto la prima parte, che a livello di design, di disegni, si storcerà un po' il naso. Io vi ringrazio, se il video è piaciuto mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate like. Noi ci vediamo ai prossimi video.